intanto vi volevo comunicare che oggi sono arrivato in ritardo perché avevamo collegio dei docenti della mia scuola, che è l'Istituto Cine TV Roberto Rossellini di Roma, e come in moltissime altre scuole in tutta Italia, per la seconda volta oggi abbiamo votato praticamente all'unanimità in collegio una mozione contro il disegno di legge sulla scuola. Una mozione che ovviamente non sto qui a spiegarvi o a leggervi, perché le avete viste e le avete discusse in tutte le scuole. Noi che siamo qui abbiamo ben chiaro, contrariamente a quanto vuol far credere il Presidente del Consiglio, abbiamo ben chiara la porcata che si sta facendo con il DDL scuola. Quindi non torno sui contenuti. Quello che invece volevo dire è quello che va oltre, quello che non c'è scritto nel DDL scuola. E l'atteggiamento di un Presidente del Consiglio che si presenta su internet e in televisione un giorno sì e l'altro pure, rivolgendosi non, badate bene, non a noi insegnanti o agli studenti. Guardate che quel video con la lavagna non era fatto per noi, perché il Presidente del Consiglio da questo punto di vista non è uno sprovveduto, lo sa bene che dal punto di vista comunicativo, se tu fai finta di essere un insegnante, a noi ci fai solo che incazzare, perché non sai neanche la distinzione tra umanista e umanistico. Ma quel video non era fatto per gli insegnanti, non era fatto per gli studenti, era fatto per la gente, guardate, era fatto per le persone indistinte, cioè le persone senza tenere conto della propria collocazione sociale, senza tenere conto della propria funzione sociale, del fatto che lavorano o che non lavorano, del fatto che lavorano a scuola facendo un preciso lavoro o del fatto che piuttosto siano a casa o facciano altre cose. Perché questo è il senso più profondamente antidemocratico di questo governo. Questo governo non si relaziona più con le parti sociali, non si relaziona con i lavoratori, non si relaziona con una classe sociale, pensa di potersi relazionare a un'indistinta massa generica di sudditi. È così che ci ha trattato facendo quel video, come sudditi, perché l'opinione dei docenti l'aveva già avuta, il 5 maggio in piazza, il più grande sciopero della storia della uniti, sindacati di base, sindacati confederali, sindacati piccoli e sindacati grandi, che gli hanno detto tutti la stessa cosa, che il disegno di legge sulla scuola non va bene, non va bene. E allora, se voleva la nostra opinione, non c'era bisogno di mandarci una mail all'indirizzo istituzionale e chiedere di rispondere sollevando le critiche, perché noi le nostre critiche gliele abbiamo fatte avere con centinaia di mozioni dei collegi di docenti, gliele abbiamo fatte avere con le nostre azioni di lotta delle scuole. Ed è quindi per questo che bisogna stare attenti a questo governo e alla sua natura profondamente antidemocratica, perché oggi come insegnanti, come lavoratori e lavoratrici, come studenti siamo chiamati a un presidio di democrazia in questo paese, a fermare questo scempio di questo governo, a fermare il populismo di maggioranza del Partito Democratico che si sta mettendo in atto, a fermare il progetto classista che si sta determinando sulla scuola, perché la buona scuola altro non è che privatizzazione e aziendalizzazione, altro non è che mettere l'istruzione sul mercato al migliore offerente, e chi non può offrire non può avere il diritto all'istruzione. Questo è quello che stanno facendo. Contro un attacco di questa portata ci vuole però una risposta che sia determinata, unitaria, ma soprattutto forte da parte della categoria e, dico in generale, da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Siamo scesi in piazza, abbiamo scioperato in massa il 5 maggio, ci ritroviamo oggi davanti al Parlamento a protestare contro quello che stanno facendo. E qui apro una parentesi, perché sono intervenuti oggi alcuni parlamentari, tra l'altro alcuni dello stesso partito del Presidente del Consiglio. Quello che dovevano fare i parlamentari e che non hanno fatto era fare ostruzionismo contro questo disegno di legge, perché noi l'abbiamo detto a chiare lettere che questo
Fassina o gli emendamenti di maggioranza. Il disegno di legge va semplicemente ritirato dalla discussione parlamentare. E se davvero volevano discutere di riforma della scuola, c'era già un altro disegno di legge. Era la legge di iniziativa popolare per una buona scuola della Repubblica, che abbiamo raccolto con decine di migliaia di firme, abbiamo presentato in Parlamento già da qualche anno. Allora dovevano fare ostruzionismo, e il secondo compito che avevano i parlamentari e che non stanno attuando è quello di sfiduciare il governo Renzi. Lo dobbiamo dire, questo governo va mandato a casa, va mandato a casa. Noi l'abbiamo sfiduciato nelle piazze, l'abbiamo sfiduciato con lo sciopero. I parlamentari devono dare seguito e sfiduciarlo con il voto in Parlamento. Solo questo possono fare, solo questo. E allora io dico, per continuare nei prossimi giorni è importante che noi nelle piazze continuiamo a starci e continuiamo a farci sentire. Domani saremo qui, domani pomeriggio, ma è importantissimo che mercoledì mattina, quando questi signori voteranno alla Camera il disegno di legge nella votazione finale, che questa piazza sia piena, ma che soprattutto le scuole di Roma siano tutte chiuse, come se ci fosse uno sciopero. Replichiamo il 5 maggio, tra due giorni, andiamo dai colleghi a dire di prendere i permessi per l'assemblea e di venire in piazza a farci sentire. E poi ancora dobbiamo continuare. Hanno paura, sì, dello sciopero degli scrutini, ed è quello che gli proporremo, lo sciopero degli scrutini in solidarietà con le famiglie e con gli studenti, che insieme a noi faranno lo sciopero degli scrutini e insieme a noi contesteranno questo governo. Ma io credo che dobbiamo fare ancora di più per sconfiggere questo governo, perché questo non è solo il governo della scuola, buona scuola. Questo è un governo che ha un'idea precisa di un programma politico classista. Questo è il governo del Jobs Act, che è riuscito a eliminare i diritti dei lavoratori che neanche Berlusconi era riuscito a toccare. Questo è il governo dello sblocca Italia, che è riuscito a determinare una devastazione ambientale e uno sperpero di soldi pubblici verso la corruzione. Questo è il governo dell'Italicum, che ha ripresentato pari pari una legge già dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. E allora questo è il governo della riforma costituzionale, che ha potuto abolire il Senato elettivo. Allora questo è il governo che deve essere mandato via dalle lavoratrici e dai lavoratori, ed è per questo che dobbiamo chiedere ai nostri sindacati, a tutti i nostri sindacati, uno sciopero generale di tutte le categorie per mandare via il governo Renzi.